Arriva Seydou Doumbia, oggi il primo allenamento con il gruppo, con la squadra. Che giocatore è e soprattutto cosa si aspetta da lui? Lui ha dovuto passare per Mosca, ha viaggiato un po', diciamo, prima di arrivare qua, ma lo sappiamo che giocatore è, le statistiche lo dimostrano, è un attaccante che la mette dentro e che la mette dentro. Bomber, e sono soprattutto questa qualità che aspettiamo da lui. Senza pressione, ha fatto solo un allenamento, deve capire anche il gioco della squadra. Per il momento il suo compito sarà più di entrare nel gruppo e di avere dei palloni a mettersi sotto i denti. Solo questo, ho parlato con lui e dopo la partita di domani avremo più tempo e per lavorare e per andare avanti, ma per il momento lui è pronto a iniziare a fare il gioco, niente problema. Buongiorno mister, domani che partita è? Quali sono le insidie? È molto difficile capire la situazione Parma dall'esterno. Qual è la sua idea, a prescindere dal valore tecnico della squadra? Noi ne abbiamo scelta, c'è solo 3 punti, che sarà un risultato buono. Possiamo dire che anche con la sua classifica è una squadra che non rinuncia. Guardate che hanno perso in Coppa Italia solo nel tempo di recupero contro il primo della classifica italiana, vuol dire che è una squadra che non molla, ma noi dobbiamo mettere in campo domani tutta la concentrazione, tutti gli ingredienti per mostrare che c'è un divario nella classifica tra noi e loro. Non c'è altre cose da fare per la domani. Sky Sport, Assoni. Di solito agli allenatori non piace il concetto di indispensabilità dei calciatori, però insomma, vedendo la fase offensiva delle ultime partite della Roma si è vista una certa sofferenza senza il cambio di passo di Gervinho. Quindi mi chiedo se in base a questo ragionamento, nonostante abbia fatto un solo allenamento, appunto il calciatore è talmente indispensabile da metterlo lo stesso in campo. No, nessuno è indispensabile, lo penso anch'io, 100%. I cimiteri sono pieni di persone indispensabili e nessun giocatore mio è indispensabile, ma ognuno serve la collettività, questo sì, al 100%. Dopo abbiamo, a parte la Coppa Italia, abbiamo sempre fatto gol, anche senza i giocatori attaccanti africani che non erano con noi. È vero che quando raddoppiamo è più facile per vincere le partite, l'abbiamo visto anche a Cagliari, chiudendo la partita con il secondo gol era una buona idea, perché abbiamo avuto la brutta idea di prendere un gol nelle ultime partite. Io penso che dobbiamo essere più solidi in difesa, perché è la base per vincere, e dobbiamo essere sì più efficaci in attacco, ma finché abbiamo delle occasioni vuol dire che la squadra gioca in un modo che mi dà soddisfazione. Possiamo essere meglio, possiamo giocare migliore, in un migliore modo, ma l'obiettivo sarà quello, domani mettere dei gol per vincere la partita, non per altro. Secondo lei Maicon tornerà a quello della passata stagione o quello di inizio stagione? Ma Maicon, come lei ha detto, ha fatto un ottimo inizio stagione e dopo ha avuto problemi al ginocchio, è tornato, adesso è di nuovo fermo, lavora come sempre da 20 mesi che sono qua con il suo preparatore fisico nostro, che è sempre alla sua disposizione, ma non sta bene, è per questo che non sarà convocato domani. Speriamo che può tornare presto, perché abbiamo tanti impegni che sarebbe meglio, bene, con un Maicon che conosciamo tutti, che può essere veramente un giocatore devastante e importante per noi. Lo spero ovviamente. Che rubini, buongiorno mister. Buongiorno.
da qui al 2 marzo, tre settimane scarse in cui si gioca tutto la Roma, l'idea di poter vincere qualcosa quest'anno, questa pressione si sente così concentrata in un breve periodo? Marco, a parte le gare a eliminazione diretta, tutti i momenti della stagione sono importanti. Sembra che in questa sala l'ho sentito non ogni settimana, ma quasi. Non vuol dire che arriviamo forse a un momento della stagione, è vero, dove ci sarà questa doppio incontro contro il Feyenoord nell'Europa League. Ma mi conoscete bene, questo per me non conta per niente. E io mi aspetto dei giocatori, l'ho detto tutta la settimana, che danno tutto per questa partita. Questa partita in questo caso è fondamentale, perché io non voglio sentire niente di giovedì e ancora meno del 2 marzo, ovviamente. Montingelli, Le Sport. Sì, grazie. Volevo chiedere sulle condizioni di Francesco Totti. Ma Francesco sta meglio, sta recuperando, ma non sarà convocato per domani. Perché bisogna risparmiarlo, io non prenderò un rischio con il capitano su questa gara, è stato troppo debole nei giorni precedenti per prendere un rischio con lui. Preferisco che lui, come ha fatto da due giorni, si prepara tranquillamente, senza pressione, e così torna al 100%. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare di Verde. Lei è stato un po' criticato questa stagione per non avere lanciato giovani della rosa. Invece anche in una situazione di emergenza, quando si è trattato di rischiare con Verde, lo ha fatto. Verde adesso è un giocatore che fa parte della rosa e quindi delle rotazioni a tutti gli effetti, o anche in chiave, diciamo, nel suo interesse, pensa ancora che venga dietro agli altri? Verde l'ho preso io dalla primavera, nessun altro me l'ha dato con la rosa mia, e da inizio dicembre fa parte della mia rosa. Dopo vi faccio io una critica, così fa un po' nel doppio senso, a volte che cambia un po', e lasciatelo tranquillo Daniele Verde, per favore, perché da quando ha fatto questa buona gara, ogni giorno ci è parlato di lui nella stampa e dappertutto. Lui ha 18 anni, deve crescere, e non è una buona cosa che fate per lui mettendo troppo pressione o facendo in modo che non rimane piede in terra. La cosa buona con lui è un buon ragazzo che ascolta, che è umile, e questa umiltà la deve tenere, perché deve continuare a imparare, la qualità ce l'ha, se no l'avrebbe scelto per venire con noi. E dopo bisogna non bruciarlo, può iniziare domani, può entrare in gioco, può non giocare, ma la cosa più importante per Daniele Verde è che è un futuro alla Roma. Questo per me è la cosa più importante. Mendy, il tempo. Buongiorno. No. Lei ha detto che non pensa alla partita col Feyenoord, però ci ha anche detto che Maicon e Totti resteranno in riposo. Non è una scelta voluta proprio per un'ottica Europa League? No, perché nessuno dei due può giocare. O se entrano anche in gioco c'è un rischio per ognuno dei due. Per me non sono pronti a giocare domani. Zuccherli, la Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Lei prima parlava della difesa, la Roma subisce molto di più rispetto all'anno scorso. Quanto conta non poter mai schierare lo stesso reparto, anche domani ci sarà a sinistra, non ci sarà Olebas, a destra non ci sarà Maicon, e magari tra infortuni, squalifiche, anche scelte tecniche, la Roma non ha una coppia centrale titolare fissa, cioè Manolas e poi spesso gli altri ruotano. Questo quanto influisce proprio come sicurezza del reparto? Ma prima devo dire che, visto tutti questi problemi, l'assenza di Gastan, io penso che le scelte che abbiamo fatto come società, prendendo Davide Astori, Mapunyan Gambiwa e Costas Manolas, adesso Nicolas Poli, sono ottime scelte, perché non è che parliamo dell'ultima difesa della classifica,
della Serie A. È una difesa forte, ma come mi sono già espresso, soprattutto dopo l'ultima partita, ci sono dei gol che possiamo evitare, e quello di Cagliari era uno di loro. E visto la qualità che hanno tutti, che adesso hanno avuto un po' di tempo per lavorare insieme, anche con un gioco ambizioso come il nostro, possono fare meglio, sono d'accordo. Come può fare meglio tutta la squadra quando difende, soprattutto, non è solo quando prendiamo un gol puntare sui difensori. Sul gol di Cagliari è proprio responsabilità della difesa, non della squadra. Eravamo 8-3, penso, in questi 30 metri nostri, ultimi metri nostri. Ma a volte bisogna anche avere una prima linea che difende bene, una squadra molto più compatta che l'abbiamo. E domani è una buona prova per mostrare che possiamo essere molto più solidi. Non è che abbiamo un gioco difensivo, ma come lo ripeto, per essere audaci in attacco bisogna avere una base forte, e la base forte almeno è un parto difensivo. Ma di Sierra Ricco, viene della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Lei è partito dal basso, se non sbaglio, con Bellesson. Che effetto le fa sentire un importante dirigente del calcio italiano dire meglio che il Carpi non venga in Serie A perché è una squadra piccola? Ma il mio presidente si è espresso, Luca, su questa vicenda. Lui mi occupo di campo, è presidente, parla della società naturalmente. Di cavolo avete sport. Buongiorno, Garzia. Buongiorno. Le volevo chiedere, si è parlato molto in questa settimana dei giovani che vanno giustamente lasciati crescere in pace, ha trovato spazio anche Sanabria, Paredes e Verde, ma di Salim Chan cosa ci può dire? Se c'è stato più che altro un problema fisico, se nella seconda parte di stagione avrà anche lui un minutaggio maggiore. Grazie. Ma si può dire che ha passato 2 mesi e mezzo in infermeria sui 5 o 6 che sta con noi. Questo è un limite per avere continuità già in allenamento e mostrare la qualità sua. La qualità sua la conosciamo, la conosco io, perché è uno che ho voluto, aveva iniziato bene e dopo non ha potuto giocarcela con gli altri a causa di queste cose. Io sono contento che sia rimasto, perché era anche possibile di mandarlo in prestito, ma io penso che migliora ancora meglio con noi, con tutti, soprattutto centrocampisti bravissimi che abbiamo. Il suo momento arriverà se continua a ascoltarmi e a cancellare i difetti suoi, ma della qualità veramente ne ha tanti. E la prima qualità che entra perfettamente in una squadra che gioca bene al pallone. E questa per me dice che nel nostro gioco si può inserire tranquillamente. Sommando, direi sempre. Buongiorno, mister. Dovrei chiederle su Maicon, ci poteva spiegare il problema? Appena ha avuto di nuovo il fastidio al ginocchio, per questo non è stato convocato? Sì, ma per il momento soffre di nuovo del ginocchio. Speriamo tutti che sia breve, perché è così. Ai momenti è tranquillo e allora può giocare come ha già fatto alla grande, e a volte è diminuito, non so se ci dice. Lengua, Centro Zona Sport. Salve, mister. Salve. Senta, Pjanic sembra che stia passando una fase negativa nella sua stagione da qualche parte da questa parte. Volevo sapere se lei la pensa così, se ha parlato con il calciatore e con il ritorno di De Rossi domani, se magari lo farà riposare. Ammire dall'inizio stagione è il giocatore che copre più campo ogni partita, è lì che corre di più. Ma è vero che, sapendo la qualità straordinaria di questo giocatore, ci aspettiamo sempre di più, soprattutto nelle statistiche, sul fatto di incidere di più nelle zone importanti. In questo mese di gennaio è vero che Mire poteva fare di più, è anche vero che lui è stato costretto a giocare non al 100%, è così,
la nostra storia di questa stagione, ma adesso sembra che si avvicina al 100%, non ha più questo problema fisico che gli impediva di giocare al suo meglio livello. Io sono fiducioso, ma è anche vero che è il playmaker della squadra e che è normale, lo dico, che tutti siamo in attesa di un Miralem che l'ha già dimostrato durante 19 mesi, che può essere veramente un giocatore di altissimo livello. Grazie. C'è un'ultima su Nino Cagliorano. Salve. Io le volevo chiedere questo, nello sport è importante avere degli obiettivi, no? Lei ha ricordato più volte di essere il più ambizioso di tutti. Allora io le chiedo, realisticamente, ricordando anche le parole di Sabatini che ha detto parlare di tutto adesso non sarebbe realistico sostanzialmente, quali sono gli obiettivi della Roma? Oltre a vincere tutte le partite, che però penso sia una cosa che tutti gli allenatori direbbero, no? Quindi quali sono i paletti che lei si è fissato per questa stagione? Ad ora? Grazie. Non direi allora vincere tutte le partite perché sembra una risposta 0-0, dirò solo vincere la prossima partita, quello è ancora più grosso, ma è vero, sinceramente a che serve di pensare alla Coppa Europa, alla fine del campionato? Da questo mese di gennaio penso che il nostro atteggiamento di dire va, concentriamoci sulla prossima partita, giochiamola e dopo vediamo dove siamo, facciamo in modo di vincerla come abbiamo fatto a Cagliari e dopo faremo i conti dopo ogni partita. E penso che veramente è l'atteggiamento giusto, così non ci prendiamo la testa con altre cose, che è solo perdita per il momento di tempo e soprattutto di concentrazione. Concentriamoci su domani, perché domani c'è niente altro da fare che prendere i tre punti. Grazie. Grazie.